Grazie a tutti voi per essere partecipati, al nostro Vincenzo Logozzo che è sempre con noi per questo primo concerto delle Piccole Stelle per la Pace. Sono i nostri ragazzi dell'oratorio San Francesco d'Assisi e della catechesi. Ringraziamo le famiglie, tutti voi che avete partecipato e avete fatto sì che i vostri figli possano vivere questo Natale nella gioia, nella speranza, ma soprattutto nella pace. In questo tempo di guerra, tra la guerra in Ucraina e la guerra in Medio Oriente, in Israele, ci viene chiesto di pregare per la pace anche da Papa Francesco, ma da tutti noi che sentiamo il bisogno di pace in questo mondo in cui viviamo. Quindi questi concerti, questi bambini che sono in mezzo a noi ci insegnano che cos'è la pace. La pace è fraternità, la pace è amicizia, anche nella differenza di quelle che sono le culture e le religioni. Quindi un ringraziamento a tutti i nostri bambini e ai genitori, a Barbara Forestieri che li ha egregiamente guidati, a tutte le catechiste che sono qui, al Francesco Romeo e il nostro assessore Loredana Calabro che è qui con noi per questo primo evento e, come diceva il nostro assessore Calabro, speriamo possa essere il primo di tanti altri concerti. Grazie di cuore e auguri dalle comunità di parrocchia di Gioiosa Ionica a tutti voi che seguite Telemia. Il Signore vi benedica e vi accompagni in questo 2024. Grazie.